Il 28 e 29 maggio torna Cantine Aperte, un evento che segna il ritorno alla normalità, ma non mancano le novità, fa anche rima, ma è un po' questo lo slogan del movimento turismo del vino. Con noi ospiti che ci illustreranno come si svilupperà questo evento. E vado subito a salutarli, a partire da Nicola Dauria, buonasera, presidente Buonasera. del Movimento Nazionale, del Movimento Turismo del Vino Nazionale e anche abruzzese. Poi abbiamo Stefania Bosco, che è vicepresidente del Movimento Turismo del Vino abruzzese, e Daniela Pepe, che è segretario del Movimento Turismo del Vino in Abruzzo. Ma diamo subito uno sguardo nazionale a questo che sarà un evento che attrae ogni anno sempre di più ed era molto atteso. Nicola Dauria. Dunque, sì, quest'anno finalmente ritorniamo ad aprire. È vero che l'anno scorso pure le cantine, l'evento, diciamo, principale del Movimento Turismo del Vino, che è l'evento clou dell'ultimo weekend di maggio, si è tenuto, anche se in forma un po' ristretta. Quest'anno finalmente si riparte. Tra l'altro, quest'anno iniziamo un festeggiamento particolare perché a partire da quest'anno, si concluderà il prossimo anno, faremo 30 anni di edizione di Cantine Aperte, quindi un bellissimo risultato e continua sicuramente perché abbiamo tantissime richieste, c'è voglia, c'è volontà di venire a scoprire sempre di più e prepararsi soprattutto ad acculturarsi perché il vino è cultura e quindi le persone con un trend di età che va dai 30 ai 45-50 anni, che è un trend sempre molto positivo, viene e si avvicina sempre alle nostre cantine, si avvicina soprattutto non solo al vino, ma un po' a 360 gradi a quello che è il territorio, perché oggi la cantina non è solo vino, è cultura, è territorio, è gastronomia, è un insieme di cose. Le cantine sono dei veri e propri musei che ci permettono di essere visitabili in maniera impeccabile e dall'anno scorso abbiamo lanciato anche un'altra idea che è quella di vigneti aperti, quindi scoprire non solo le cantine ma anche i vigneti. E quindi andare a scoprire come si arriva a un grappolo di uva per poi arrivare a questo bellissimo prodotto che è il vino. La regia ci ha già dato delle slide che ci fanno vedere come è stato organizzato in Abruzzo questo evento. Stefania Bosco, lei è vicepresidente, come dicevamo, del Movimento Turismo del Vino, ma anche rappresenta la cantina Bosco Nestori ed è rappresentante della Terra dei Vestini. L'Abruzzo come si prepara? L'Abruzzo, come diceva giustamente il nostro presidente, ormai sono 30 anni che noi promuoviamo questo evento che veramente è ormai insomma, un evento atteso dagli appassionati e non. E noi insomma, le cantine diciamo, dopo questo periodo di pandemia stiamo riaprendo pian piano e quest'anno siamo in 43, quindi diciamo, tantissime adesioni rispetto anche le scorse edizioni con dei minimi, diciamo soltanto un'unica pecca, insomma, l'unica cosa che è rimasta rispetto all'anno scorso è la prenotazione obbligatoria. Quindi questo ci consente a tutte le cantine ovviamente di ospitare gli enoturisti in maniera corretta, diciamo, ognuno di noi sa quante persone verranno e nello stesso tempo il nostro ospite sarà accolto in maniera più consona e quindi potendogli dare il maggior risalto possibile. Le aziende ne sono 43, come vi dicevo, dislocate un po' su tutto il territorio, diciamo più quello enologico, e sono suddivise, è andata anche la cartina quest'anno, in maniera anche più particolare, non per provincia, ma per territori. Lei mi stava parlando di Terre dei Vestini, quindi la nostra azienda è sotto le Terre dei Vestini, poi insomma ci sono le colline Teramane, che c'è anche la DOCG, così come le colline Teatine, suddivise nelle sottozone delle DOC e sottozone IGT delle varie zone vitivinicole abruzzesi. Quindi è un segnale importante anche sulla conoscenza del territorio.
che è fondamentale per noi. Certo. Daniela Pepe, che è la segretaria del Movimento Turismo del Vino Abruzzo, rappresenta la cantina Emidio Pepe, ma rappresenta il consorzio Colline Teramane con la DOCG, al consorzio al quale faceva riferimento poc'anzi la vicepresidente. C'è stata una crescita per queste cantine aperte negli anni? Sì, una crescita incredibile e straordinaria, cioè ogni anno le persone si avvicinano sempre più a questo mondo bellissimo che è il mondo del vino e soprattutto adesso ci ha fatto da favore anche, se possiamo dire, il lato positivo del Covid, adesso hanno tutti voglia di uscire, di stare all'aria aperta, di conoscere e quindi le prenotazioni sono tante persone vogliono venire a vedere le nostre cantine, i nostri territori, noi siamo insomma custodi del nostro territorio e sempre più gli enoturisti, gli enappassionati vogliono vedere come viene fatto il vino, perché dietro ogni bottiglia di vino c'è la storia di un produttore, c'è la storia di una famiglia, di metodi di produzione. E il bello è proprio questo, che andando a visitare la cantina in ogni azienda si scopre qualcosa sempre di più bello, di più, si vede che, insomma, che siamo unici, ognuno, ogni cantina è unica nella propria azienda, nella propria storia. E, crescono anche tante cantine giovani, anche nel Teramano, quindi siamo contenti che i giovani entrano nel mondo del vino. E poi il bello è che ogni cantina organizza qualcosa di diverso, qualcosa di bello, chi fa i picnic, chi fa le passeggiate in vigna, chi fa, quindi è una bellissima giornata all'aria aperta, in mezzo alla gente, in mezzo alla musica, e proprio per questo è il perché questo evento cresce sempre più, perché si sta bene in un mondo bello e quindi si mangia, si beve, si sta in compagnia e in più facciamo conoscere il nostro prodotto, insomma. E quindi è bello che poi il cliente, il turista che viene si innamora poi dei nostri posti, del nostro Abruzzo, delle nostre colline e poi quindi quando va al ristorante sa che quel vino, come è stato prodotto, dove è stato prodotto, in quale territorio e quindi si porta un bel ricordo a casa. Ecco Presidente, quando si apre una bottiglia di vino dentro c'è un mondo, no? L'imbottigliamento è l'ultima fase di un anno di sacrifici, di passione per il lavoro che si fa, giusto? Come giustamente diceva Daniele, io definisco che il produttore del vino è un artista, cioè lui è quell'artista che disegna le sue opere d'arte, nel caso nostro disegniamo più che altro, realizziamo queste bottiglie di vino, ovviamente soggettive, ma giustamente ognuno ha e fa il suo prodotto in maniera particolare. E prima diceva Stefania giustamente su prenotazione, ecco, da ormai 2 anni il motto del Movimento Turismo del Vino è cantine aperte di qualità. Cantine aperte di qualità significa appunto dare il massimo dell'ospitalità e lo possiamo fare solo se riusciamo a dare un servizio fatto bene e questo ci devono aiutare gli enoturisti che facendo le prenotazioni riusciamo a gestirle in maniera più opportuna possibile e quindi questo va molto molto positivo perché ci fa crescere tutti, ma soprattutto perché una persona dopo che è stata in cantina uscendo fuori deve riportare un bagaglio o qualcosa a casa, altrimenti se si pensa che si va solo a farsi la spicchierata, quella la possiamo fare anche in un wine bar. Invece venire in cantina significa, come diceva pure Daniela, scoprire gli uomini, le persone, le famiglie che ci stanno dietro questo bellissimo mondo che è il vitivinicolo. È un approccio proprio diverso col bicchiere di vino che ci fa capire tutto ciò che c'è intorno e ci fa apprezzare. Poi tra l'altro c'è anche un'iniziativa, Wine in Moderation. Ecco sì, brava, perfettamente mi hai anticipato perché per noi venire, vieni e vedi cosa bevi, che è il motto di ormai 30 anni, quest'anno il discorso che stiamo cercando di perfezionare in collaborazione con Wine Moderation è quello di dire che bisogna bere, ma bere con moderazione. Infatti noi siamo propensi, il mondo, i giovani si devono avvicinare al vino, dobbiamo cercare di crescere perché solo con la cultura si cresce sia noi produttori che il mondo consumatore. E questo lo si fa senza, chiaramente, il bicchiere di vino ci rende felici, brava Daniela, ci fa stare bene, ma bisogna bere con moderazione, questo è importantissimo. Bene, prego, potete dire, cioè quando volete intervenite pure, Daniela Pepe.
Volevo ricordare che questa festa è importante perché il vino, dobbiamo ricordarci bene, che è cultura. Soprattutto quindi dobbiamo insegnare ai giovani a bere. Adesso i giovani, c'è questa moda, no? Vanno nei locali, bevono a basso costo, bevande solo per ubriacarsi, per stordirsi. Si deve insegnare ai giovani, vogliamo insegnare ai giovani, proprio queste, noi apriamo le nostre cantine per far capire che il vino non è una bevanda, non è una Coca-Cola, è un'aranciata, è un alimento che va bevuto con coscienza, va degustato, va assaporato, è bello conoscere la storia di come viene fatto, non va abusato. Quindi è una raccomandazione particolare ai giovani, imparate a bere bene, imparate ad usare l'alcol in modo giusto e corretto. L'alcol non serve per stordirsi, per stare male. Il vino fa stare bene se bevuto moderatamente. È importante questo messaggio, Sono insomma. utili queste raccomandazioni. Ecco, Stefania Bosco, magari con la prenotazione online si va proprio verso questa intenzione, cioè di far venire in cantina persone che vogliono scoprire questo mondo piuttosto che persone che vanno solo per bere, insomma, ecco. Sì, cerchiamo di fare cultura. Non è la festa del paese, insomma, cantine aperte purtroppo viene in tanti ambiti pensata così, ma non è così, perché per noi comunque sono dei luoghi di lavoro, quindi noi, e delle case, quindi noi apriamo la nostra casa, il nostro luogo di lavoro, gli enoturisti oggi vogliamo anche nominarli per quello che sono, appassionati, che vengono a trovarci, quindi vengono nelle nostre case, nelle nostre aziende e noi vogliamo accoglierli nel miglior modo possibile e la prenotazione ci aiuta proprio in questo, nel senso che noi ogni ora, ogni 2 ore sappiamo quante persone accedono nelle nostre aziende e li curiamo, quindi con la degustazione, con le visite guidate, possiamo dargli il massimo della nostra accoglienza ed è fondamentale, anche perché, ripeto, è fondamentale. Scusate se mi ripeto, fare la visita in cantina, non entrare in una cantina esclusivamente per bere, ma come diceva Daniela, visitate le aziende perché noi siamo lì per quello, per farvi capire cosa c'è dietro il bicchiere di vino, tutto il lavoro, il sacrificio, non è un anno, ma sono anni e anni di vigna, quindi questi io li chiamo le mie creature perché insomma dall'uva le trasformiamo in vino, dopo anni, noi abbiamo sia io che Daniela, anche Nicola, abbiamo delle cantine sotterranee dove conserviamo i nostri vini per anni. Quindi Sono i c'è vostri figli, tutto, sono insomma. figli che stanno lì, custoditi, insomma, quindi è bello lasciare anche un bel ricordo a chi viene a trovarci. Non è solo il bere semplice, ma è un bere consapevole. E quindi insomma vi aspettiamo con allegria, perché comunque il vino è allegria, con Esatto. musica, con sorrisi, però anche con vi invitiamo insomma anche a soffermarvi nel capire il nostro mondo. Nicola Dauria, abbiamo parlato di tante iniziative, ci sono anche degustazioni particolari, verticali. Sì, certamente. Poi, come tutte le cantine, ogni cantina cerca di dare il meglio, organizza le cose in un modo particolare. Quindi c'è chi fa le visite, chi fa trekking, chi fa passeggiate in bici, insomma, e chi fa verticale di annate particolari. Quindi tutto lo si fa perché poi facciamo scoprire queste bottiglie di vino, le presentiamo. Ma la cosa più importante è che le cantine si vestono a festa, nel migliore dei modi, anche perché l'ospitalità, che è quella cosa particolare del mondo contadino, dell'ospitalità, che quindi ci permette e ci fa sì che le cantine si vestono, per noi è un impegno importante perché impieghiamo giornate, settimane per prepararci, per poter ospitare le persone. Quindi per noi è importante farlo in maniera impeccabile. Purtroppo spesso possiamo anche sbagliare, ma per noi ci impegniamo a fare il massimo e a dare il massimo dell'ospitalità. E quindi benvenuti, vi aspettiamo tutti, cantine aperte per la 30ª edizione, che è qualcosa di
di stupendo, di bellissimo dopo essere stati chiusi per un anno, quindi il 2019 è stato drammatico, piangevamo, invece adesso finalmente siamo tutti felici, e quindi la progettualità di stare a preparare questo evento che è il primo del 2022, perché poi ce ne aspettano altri. Ecco Presidente, lei ha fatto un bellissimo invito finale, ma vogliamo concludere col brevissimo invito di due rappresentanti di donne che vivono il vino, quindi è bello anche questo. Partiamo da lei, lei ha già detto prima, ha fatto soprattutto l'invito ai giovani a bere con moderazione. Ecco, da donna un altro invito sul vino, poi sentiamo la Bosco a conclusione. Il mondo del vino è bellissimo. Anche se non è un mondo solo per uomini, ma anche mio padre era preoccupato all'inizio quando è nata la terza figlia femmina, papà è svenuto, dice chi porta avanti l'azienda, invece le donne portano avanti lo stesso l'azienda, è un bel mondo e quindi insomma va conosciuto ed apprezzato, va meglio, va conosciuto, sì, e va raccontato, insomma, quindi abbiamo tante cose da raccontarvi, tante cose da dirvi, quindi vi aspettiamo nelle nostre colline teramane, nel nostro Abruzzo e soprattutto anche in tutta Italia, perché in tutta Italia tutte le cantine in queste giornate sono aperte, quindi è una cosa perfetto, bellissima. Stefania Bosco, sì, due secondi. Da donna del vino, ormai veramente io lo dico, in Abruzzo siamo tantissime, ne sono felicissima, sdoganiamo questo plus che insomma vino uguale uomo, no. Tra pochi anni in Abruzzo le aziende vitivinicole abruzzesi, in base insomma a quello che sono le nuove eredi, saranno in mano alle donne, che danno molta più passione, perdonatemi, ma noi ci mettiamo veramente il cuore e Daniela ne è una grandissima esponente. Volevo ricordarvi il sito del movimento, MTV Abruzzo, la pagina Facebook, dove trovate tutte le indicazioni e ognuno di noi, ogni azienda poi insomma vi darà, ci sono anche i nostri riferimenti, tutte le informazioni e tutto quello che ognuno di noi fa, così potete scegliere e prenotarvi il prima possibile. Vi auguro grazie, un buon cantine aperte. Grazie. Grazie al Presidente, alla Vicepresidente, alla Segretaria del Movimento Turismo del Vino. Ricordate il 28 e 29 maggio, cantine aperte. Le cantine apriranno le loro porte, ma apriranno anche i loro cuori. Buonasera a tutti e grazie.